Ciao Ciurma Vegan, bentornati sul canale. Ecco un nuovo video. Questa qua sarà una rubrica su come riconoscere in etichetta gli ingredienti di origine animale nei cosmetici ma anche negli alimenti. Oggi parliamo della cocciniglia. Che cos'è la cocciniglia? La cocciniglia è un insetto che produce un concentrato, una pigmentazione rossa. Lo possiamo trovare appunto sia nei cosmetici che negli alimenti. Come viene allevata la cocciniglia? La cocciniglia passa tutta la sua vita solitamente sulle foglie di cactus e secerne o comunque produce una sorta di sostanza farinosa, sembra quasi una cera, una farina bianca sembra, che le permette di crearsi una sorta di litana, quello lì è il posto dove vive e si difende dai predatori in questo modo. Purtroppo però è molto visibile dall'uomo proprio per questa presenza di questa cera bianca che la avvolge. Una volta che la cocciniglia può essere tolta, un addetto la leva dalla foglia di cactus e questi insetti vengono essiccati. Una volta che questi insetti vengono essiccati possono poi essere tritati e viene ricavato questo pigmento di colore rosso. Pigmento che tra l'altro producono soltanto le femmine e specialmente diciamo molto più concentrato quando sono gravide. Dove possiamo trovarlo? Questo insetto tritato, possiamo trovarlo in tutto ciò che voi trovate in commercio di colore rosso, bordeaux, borgogna, vinaccia, ma anche rosa, perché naturalmente poi si può mettere più o meno per avere delle colorazioni diverse. Quindi nel cibo potete trovarlo nelle caramelle, nelle merendine, negli yogurt, nelle bevande, negli alcolici, negli analcolici. Quando una cosa è rossa, è molto 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 facile che contenga cocciniglia. Per quanto invece riguarda la cosmesi, stesso discorso, quindi quando vedete una cosa che è di quella colorazione è molto facile che ci sia. Quindi 99 volte su 100 è nei rossetti, nei blush, a volte anche nei correttori, a volte nelle terre, e viene usata anche nella lavorazione per produrre gli ombretti delle palette. Quindi magari anche se una palette non ha quelle colorazioni lì, quindi magari ha i colori nude, marrone, beige, può essere usata nella lavorazione. Un esempio lampante è Urban Decay, che è un brand cruelty free, nonostante il partner però da tenere conto non sia cruelty free. Loro nella lavorazione di tutte le loro palette usano il carmine, quindi nessuna palette di Urban Decay è vera, nessuna. Un altro esempio sono i rossetti di Puro Bio, mi viene in mente, perché anche se è un brand naturale, questo non significa che non usi carmine. Quasi tutti i rossetti di Puro Bio contengono carmine. Fino a anni fa lo trovavate in diversi prodotti di Nive Cosmetics. E a tal proposito, io ho ancora un loro vecchio blush che si chiamava Swinging London, che ho tenuto come, non so come dire, a volte può tornarmi utile, l'ho tenuto perché prima o poi mi servirà, voilà, che era un blush che conteneva carmine. Ora, nessun prodotto di Nive Cosmetics contiene più carmine, perché finalmente l'hanno eliminato, complimenti Nive Cosmetics, e in etichetta appunto viene chiamato carmine C75470. Come può essere chiamato in etichetta il carmine o la cocciniglia? Cosa scriviamo? Insetti tritati? Ma no, dai! E diamogli un nome più bello! Come lo chiamano? Allora, la cocciniglia può essere chiamata appunto carmine o carminio, ma ha anche altri nomi molto più fantasiosi, come ad esempio E120, Natural Red, Crimson Lake, Cochineal e poi il più bello, il più fantasioso, C75470. Che verrà da chiedersi come mai non mettere esattamente scritto insetti tritati vivi su un'etichetta. Vorrei proprio vedere chi è che si beve l'analcolico rosso o chi si compra il rossetto. Se voi avete un rossetto in casa che è sul rosso, ok, fate stop, prendetelo e controllate se dentro c'è la cocciniglia. Se c'è la cocciniglia avete un rossetto che contiene insetti tritati. È necessario? Oltre a essere disgustoso, è necessario dover per forza ammazzare miliardi e miliardi e miliardi di insetti per dare il colore rosso? Si possono usare dei coloranti naturali, non è necessario. Quindi questa è la cocciniglia, questo è il modo per riconoscerla in etichetta. Io spero veramente tanto che questo video vi sia utile, perché a mio avviso quando si diventa vegan una delle cose forse più frustranti è questa, e cioè ci si ritrova a dover leggere delle etichette con sopra scritti dei nomi e delle sigle incomprensibili e non si sa dove sbattere la testa, perché appunto fanno di tutto per tenerci in questa patina di ignoranza in cui non si sa niente. Quindi io ho finito, vi saluto, spero appunto che il video vi sia piaciuto, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo in un prossimo video. Cosa fai? Con affetto, ora e per sempre, Vega.